Le emozioni colorano la nostra vita e la rendono speciale. Purtroppo molte persone si fanno controllare dalle loro emozioni, soprattutto da 5 emozioni che possono distruggere addirittura una vita. In questo video ti presenterò queste 5 emozioni e ti dirò anche qual è la soluzione poi per eliminare queste 5 emozioni e inserire delle emozioni che invece ti creano un livello di benessere emotivo straordinario. Questo video entra nella categoria del benessere emozionale, che è una delle 5 categorie che tratterò tantissimo quest'anno: benessere fisico, emozionale, mentale, relazionale e finanziario. Quindi sei pronto, sei pronta? Seguimi fino alla fine. Benvenuto, benvenuta! Io sono Mauro Pepe, questo è Vinci con la Mente. Seguimi in ogni singolo video e soprattutto applica le strategie. Se ti piacciono i miei video, metti mi piace e iscriviti a tutti i miei canali: YouTube, Instagram, Facebook, Telegram. Insomma, comunico strategie affinché tu possa fare un salto di qualità. Partiamo subito da capire quali sono le 5 emozioni che possono addirittura distruggere la vita. La prima è provare troppa rabbia e agganciarsi al rancore, quindi rabbia e rancore. La rabbia è un'emozione naturale e va bene ogni tanto arrabbiarsi, perché la rabbia ci comunica delle cose fondamentali per noi, ci fa capire cos'è che si sta interponendo tra noi e quello che vogliamo, oppure qualcuno ha violato il nostro valore o addirittura noi abbiamo violato il nostro valore. Ma quando noi rimaniamo agganciati alla rabbia e la alimentiamo, la montiamo, oppure rimaniamo agganciati al rancore, a quel punto lì creiamo una forte sofferenza, iniziamo a vedere una realtà che è completamente distorta, tendiamo a rovinare delle relazioni, tendiamo a prendere delle decisioni che sono completamente improduttive per noi, e tutto questo tende anche a farci ammalare. La scienza ha dimostrato che chi rimane troppo agganciato al rancore, prova rabbia troppo spesso, crea una super produzione di bile e quindi un sovraccarico del fegato, addirittura si possono creare delle malattie epatiche. La seconda emozione distruttiva è quando si prova troppa ansia. L'ansia è un'emozione positiva dolorosa. Mauro, ma è positiva? Certo che è positiva, perché ci comunica una informazione importantissima per noi, ci dice: Mauro, attento, potresti soffrire. Quindi quando noi proviamo l'ansia in giuste quantità, quando è corretta, è un'emozione fondamentale, ma quando proviamo troppa ansia, anzi creiamo l'abitudine di provare ansia, e quella può addirittura rovinare una vita. Può rovinare le nostre giornate, non ci permette di vivere davvero la vita in maniera appagante. Ti do una notizia pazzesca: tu puoi vincere l'ansia. Se provi quest'ansia molto forte, tutti possono vincere l'ansia definitivamente e ritornare a provarla in maniera corretta. Io ho creato proprio un percorso che si chiama Vincere l'ansia, semplicemente, e ho aiutato penso oltre 130-140 persone a vincere la propria ansia. Terza emozione distruttiva è troppa paura. Esistono varie tipologie di paure: esiste la paura reale, la paura immaginaria e la paura irrazionale. Le paure reali bisogna affrontarle, è il modo migliore per vincere quella paura, ma le paure immaginarie e irrazionali bisogna assolutamente interrompere, imparare a capire che quei pensieri lì di paura non sono la realtà. Tu non sei i tuoi pensieri, tu sei molto ma molto di più. Tu, se vuoi e se vuoi imparare, puoi governare i tuoi pensieri, puoi indirizzare i tuoi pensieri. La tua mente può diventare addirittura il tuo migliore alleato e non un nemico, come succede a volte. Quindi eliminare o affrontare la paura è fondamentale. Quarta emozione è il senso di colpa. Il senso di colpa. Basta darti addosso continuamente. Hai sbagliato? Hai sbagliato. Devi iniziare ad accettare che hai sbagliato, magari hai compiuto degli errori gravi, che devi accettare attivamente, ti devi perdonare, devi iniziare a lasciare andare il senso di colpa. È facile, è difficile, a volte è facile, a volte non è facile per niente lasciare andare un senso di colpa, ma è fondamentale, perché quando uno vive con i sensi di colpa, quello è un killer del benessere. Tendiamo ad avere delle limitazioni continue, tendiamo a vivere sempre nel passato e ci continuiamo a massacrare per gli errori che abbiamo fatto nel passato. Quindi emozioni è avere un'insicurezza eccessiva o un'autostima troppo bassa. Quando hai una forte insicurezza e provi questa insicurezza continuamente, non vivi davvero. Non ti butti a fare le cose, non ti metti a fare quelle cose che sono importanti per te, non ti accontenti. Magari ti accontenti unicamente di quello che ti capita e non vai verso la tua vera strada a trovare quello che è per te davvero importante. Quindi stai attento a queste 5 emozioni che possono essere addirittura distruttive: rabbia, rancore, troppa ansia, troppa paura, senso di colpa, troppa insicurezza. Qual è la soluzione?
La soluzione è imparare a gestire le tue emozioni in maniera brillante. Diventare addirittura cintura nera in gestione delle emozioni. Io perciò parlo di benessere emozionale. Non è semplicemente non provare più ansia. Quello significa passare da una situazione di malessere a una situazione di normalità. Io ti dico, punta al benessere emozionale. Lo puoi fare. Tutti possiamo farlo. Basta imparare a farlo, applicare delle strategie e diventarne competenti. Il messaggio più importante, anche in questo ambito, quello emozionale, è punta su di te, investi su te stesso, investi su te stessa. È fondamentale attraverso percorsi di crescita personale, perché quello che sviluppi qui, le nuove competenze che sviluppi dal punto di vista mentale ed emozionale, te le porti per tutta la vita. Investi una volta e le porti con te per tutta la vita. Però significa alzare la qualità della nostra vita, che è il bene più prezioso che abbiamo. Se sei interessato ad approfondire, contattami in qualsiasi modo, attraverso i commenti, attraverso il sito Vinci con la Mente, attraverso Instagram, contattaci. E ci sono un sacco di percorsi che possono prendere la tua vita e la possono trasformare completamente. Questo video finisce qui, io ti do un abbraccio affettuoso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!